Così vicini, così lontani. Un brano che ho scritto pensando al campo di concentramento di Ferramonti in Tarsia, ma anche con uno sguardo al futuro. E diciamo, racchiude il titolo una medaglia che ha due facce. Una faccia che è quella degli internati del campo, che avevano appunto un rapporto molto buono con quelli che stavano di fuori del campo, ovvero gli abitanti di Tarsia, che andavano al limite della rete, eppure essendo separati effettivamente da questo muro, tra virgolette, riuscivano a comunicare, tant'è che sono nate anche delle relazioni tra diciamo, gli abitanti di Tarsia e gli internati. E l'altra faccia, se vogliamo, possiamo traslarla al futuro. Una rete, un campo, una guardia, un gesto. Dottore, la prego. Faccia presto, non c'è più chinino, c'è una bomba, c'è un bambino. La storia oggi, come sempre, cambiano i fatti ma non cambia la gente. Con questa frase, quest'inciso, traslo la canzone di Ferramonti al futuro. Così vicini ma così lontani. Questa è la memoria del domani. La mia ideologia è quella del filone francese che dice che se si scrive è perché nessuno ascolta. E allora io l'ho scritta questa canzone perché penso sia doveroso ricordare, affinché si possa essere così lontani a quei momenti così tragici. Così vicini e così lontani, posso toccarti solo le mani. Carlo Falco come artista. Carlo Falco come artista nasce per l'esigenza di comunicare agli altri il mio mondo interiore, ma anche per un'esigenza prettamente mia, cioè che è quella appunto di non perdermi di vista. Amo molto scrivere, amo molto suonare la chitarra e anche il piano. Noi nasciamo con l'arte e con diciamo, la brama, la voglia di comunicare qualcosa al mondo, ma anche comunicare qualcosa a noi stessi. Per il futuro io vedo la continuazione dei miei brani inediti, una lavorazione più accurata, anzi, per questo ringrazio anche Rocca Produzioni per essermi stato al fianco della canzone Così vicini, così lontani e per aver curato l'arrangiamento in maniera eccezionale.